No, non è possibile che Alevi diventi Berlusconi perché non ha lo stesso potere. Certo che se avesse lo stesso potere lo diventerebbe. Il motivo per cui i musicisti ce l'hanno con lui è perché è molto esposto, ovviamente. Cioè, se lui stesse facendo dei concerti nei locali nessuno ce l'avrebbe con lui, parliamoci chiaro. Però non è questione di invidia. È questione del fatto che è molto esposto e rischia, per i giornalisti e la gente comune, rischia di diventare rappresentativo dei musicisti. E come immagine forse non è quella che i musicisti vorrebbero avere, come tipo di risultato artistico, ma ancora prima direi come immagine, perché l'immagine che dà del musicista un po' matto, genietto matto, che è sempre eterno bambino, che non è capace bene di capire dove si trova, che la musica gli arriva naturalmente, è una cosa che nasce dal cuore. Per un musicista che ha studiato tanti anni, che c'ha una famiglia, una casa e paga le bollette, quindi altro che eterno bambino, può anche essere fastidioso. E poi credo che sia anche vecchia come immagine, quella del genietto che non sa esattamente che cosa sta facendo, anche perché non credo sia vero. Lui è diplomato in pianoforte, laureato in filosofia, quindi non penso che sia vero che non sa cosa sta facendo. Quindi non so perché insistano su questa immagine, che è quello, credo, il motivo per cui i musicisti ce l'hanno antipatico. Però i musicisti non lo sanno forse, pensano invece di averlo in antipatia per motivi artistici, anche, credo. Però il motivo principale è quello.